Beh, voglio vedere. Non c'entrano ci due di questi. Pensa un po', ho capito, sono quelli da caffè. Facciamo questo adesso, sì, uno grosso e uno piccolo. Guarda, aspetta, sono quelli da caffè. Prima la colazione, ma state già apparecchiate, siamo pronti. No, tutti devono una per dire. Bene, bene. Senti, qui ci abbiamo pure il caffè. Abbiamo un posto così buttiamo tutto là. Ci stanno i gosi se c'è il caffè. Ecco, mettili lì. Qua possiamo dire che c'entrano i grandi. I preparativi, i preliminari. I preliminari. Uno zombie. Io non ho mai sofferto tanto, non ho mai sofferto. Però non pensavo così, no, perché sto pensando. Ti piace il limone? Sì. Ecco, questo è un bel bianco secco. Questo sì, infatti questo va bene per i dolci però, Teodoro, Questo qua. Teodoro, stai a perdere colpi. È buono, ma tanto è che è buono. Ho capito, ci porti, no, ci porti. Apri quello. Ci porti il vino da dolce. Questo me lo bevo caldo col dolce. All'inizio. Si apre? Ci porti. Gesù Cristo. Ma quello dolce è questo? Sì, beh, certo. Ma è buono. Sì, è buono, buono. Perente, ci posso vedere con quel coso 15 anni li porto solo in questa occasione? No, no. Perché non mi ci vuole? Un paio di scarpe. È la vita che io, e non mi sono mai tagliati, mi danno niente. Poi complimenti, non ci ha messo sopra. Ma voglio approfondare. No, ce l'ho messo pure di sale. Poco. Quanto basta? Usiamo questo espressione. Quanto basta? Guarda, una tira l'altra. Chi è che l'ha fatto? Voglio sapere che l'ha fatto. Diciamo, tutto. Ma sta tanto che questa cosa. Ma c'erano anche quelli normali, Lo so, io vedevo lei. Finisce dopo la morte della mamma. E la mamma è stata tutto per lei, perché le ha proprio come forza. E quindi l'ha aiutato in tutta la vita. Ma è stata una cosa bellissima. A me è piaciuto proprio tantissimo. Poi senti, come ballano, cioè, con quei corpi. No, non mi sta bene, Franco. Ah, Genzano non lo fanno così. Ce n'è uno che ne fa buonissimi, ti assicuro. Vabbè, oh, senti, non puoi insistere troppo. Non insiste. Se no avrebbe detto, vabbè, no. Un figlio ragazzo. Dai, zitto! Allora, che ha fatto? Che ha fatto? Ha già fatto la sceneggiata a lei? Sì. Di gelosie. Il futuro marito. Perché ballava con quello? Poi a un certo punto è andata da lei e gli ha detto: ho visto che ballavi con quella, così e così. Poi lei gli ha detto: ma perché non hai fiducia in me? Insomma, l'ha rimproverato. Lui è andato in cucina per chiedergli scusa a questo ragazzo. Ah, perché ha fatto la scenata davanti a me. E a un certo punto si sono baciati in bocca. E allora ti ha lasciato capire. Mamma mia, basta, non filmo più perché mi ha scandalizzato. Allora, praticamente, porno. Poi lei ha capito che lui era gay. Allora gli ha detto: non ci sposiamo, si sarà dentro la scuola. Sì, gli eredi dai due bambini. A un certo punto l'hanno tolto perché avevano troppo spirito. Addirittura 10.000 bambini ha insegnato. È riuscita a insegnare. Tu ci credi? Non ci crede? Comincia la cottura. Non va bene? Ecco Teo e Mario. Totale. In relax. Lei il francese lo sa molto bene perché è proprio una sua seconda lingua. Siamo quasi a cottura finita. Il capo arrosticere. Eccolo qui. Aspetti l'ora X. Che tavola. Che tavolata, Che tavolata. Allora, mettiamo una salsiccina. Che buone queste salsicce, Sì, sono piccantine, dice, ma saranno buone allora. Sai chi c'è?
né con l'acqua né con l'acqua. Ah, io? Latte, né con... abbiamo lasciato il posto lì. Ah, no. Se vuoi metterti là, mettiti là. Dove ti vuoi mettere, ti metti. Ah no, io ho preparato qua. Comunque ragazzi, tranquillamente, Chi vuole la Coca-Cola? No, io adesso c'è nel fuoco di notte qua. Come? Il vino di Teodoro ci offre la Coca-Cola. E qua sono offesa a Teodoro. Infatti. No, no. A me piace, vino e Coca-Cola mi fa no. Certo, 2 volte 95. Io non devo niente a nessuno. Man mano che la figlia sta amante e tutto. Quando scherziamo io tutto, arriviamo a 500. No, no, no. A Franco. Sì, va bene. Anch'io. Tutto a posto, sì. Anche quest'anno, siamo riusciti a fare. Soprattutto con questo caldo. Poi guarda che Stefania ha detto, Antonella, veniamo il pomeriggio a giocare un po'. Che l'inverno dantesco è un inferno dantesco. Vieni. Dove sta? Dove sta? È bello avere una persona che gli piace fare queste cose. Dice Franco. No. Volevo dire soprattutto che in una combricola c'è sempre quello che gli piace fare sta cosa. A me, meno male che c'è un amico che gli piace fare queste cose. E sta anche è accondita, ecco, due accondite. Che condimento si sta per con l'olio? No, un po' di sale e un po' di peperoncino. Ah. Lui sta a tanti doni, che quinto hanno questo? Ma te li rimette dei bei di buoni da portare a casa? Sì, no. Ma già loro l'hanno pure presa, Giovanni, chi lo sveglia a Teo? No, Teodoro c'è la pancetta, non la vuoi? Troppo colesterolo? Ma mica tutto. Giovanni, Maria Teresa. Io buona così non l'ho mai sentita in vita mia. È perfetto, dice. Un applauso a Franco, bravo! Bravo Franco! Ippi purra! Bravissimo, come sempre, vai. Buonissima. Franco, no, non c'è da sola, non è no, ma so quello che faccio. Siamo arrivati al cocomero. Ma in Sardegna c'è parente anche in Sardegna, lui. Ma una pochettina, no, grazie, molto buono. È sarda, Mariella. I fighi erano buoni. Lei è cerca di Mariella è sarda, cioè, tutto buono. Ma Mariella non è sarda, è il padre che ha lavorato in Sardegna un sacco di anni. Ma il padre non è nato in Sardegna. So che aveva legami con la Sardegna, ma... No. Ridimmelo un po'. La programmazione eccessiva è dannosa quanto la scarsa programmazione. Ma per carità. In media state virtus. Bravo Germania. No,